avrei preferito annoiarmi io sinceramente. Il Bassano si è fatto per preferire, devo dire la verità, per una ventina di minuti in cui ha creato 3-4 occasioni da gol con tiri da fuori, devo dire, ma anche noi abbiamo avuto almeno, se non ricordo male, due occasioni importanti con Brighenti e Parata, e una di Palermo soprattutto con un tiro ribattuto e altre paio di situazioni in cui potevamo essere pericolosi. Oggi siamo andati in difficoltà sul loro pressing e poi c'è stato poca aggressività da parte dei difensori sui loro due attaccanti, ossia Pietrasi e Nolè quando si avvicinava alla linea, e poco filtro secondo me a centrocampo nel primo tempo. È indubbio che i due errori finali, che sono indipendenti dalla tattica o da tutto il resto, è stato un capo violento nel vantaggio, trovarsi in svantaggio, andare in spogliatoi con il gol. Ho sostituito Jadid per dare, con Lombardo, per dare un po' più filtro a centrocampo, e poi Jadid mi ha chiesto il cambio e ho cercato di vincere la partita mantenendo Messetti trequartista, anche perché era riduce obiettivamente da una buona prestazione domenica scorsa. Mi do ancora delle responsabilità perché forse, visto il valore del Bassano, ci si poteva accontentare e magari giocare in modo più guardingo andando con una difesa 5. Ripeto, però è stata una partita che a livello tattico siamo stati più disordinati, e questa è la squadra secondo me che ci ha messo più in difficoltà. Oggi si è visto tutto il contrario di tutto, molti errori nostri, e quindi è giusto che abbiamo perso forse, cioè, riconosco la sconfitta, anche se la partita è vissuta su un grande equilibrio. C'era nervosismo in campo, ma dobbiamo sicuramente evitare certi atteggiamenti. Io credo sia stato, non so per quale motivo, un doppio cartellino, dobbiamo cercare di frenare un pochettino, perché non è così che risolviamo i problemi. Io sono molto, stasera sono, credetemi, più rammaricato della sconfitta con Renate, perché questa è una sconfitta più pesante secondo me, per come si era messa la partita e per quello che abbiamo fatto. La mia solidarietà alle famiglie, a quelle famiglie che hanno perso tragicamente queste due persone che sono venute a mancare ieri sera. E, niente, sono vicino anche alla famiglia Ferraroni, che praticamente ha vissuto in prima persona questo episodio così tragico e veramente triste. E io, se vedete, sono molto sincero, speravo veramente di poter dedicare stasera, l'avrei fatto, una vittoria a queste persone che sono venute a mancare. No, è stata una partita che, come abbiamo visto, decisa dagli episodi. Sì, poi siamo riusciti a riprenderla e da dentro, forse sbagliando noi, c'è stata la percezione di poterla vincere, perché il pubblico spingeva, noi stavamo bene. E in quel momento ci hanno colpito e quello è stato un contraccolpo abbastanza importante. Martedì dobbiamo prendere quello che di buono c'è stato e lavorare sulle cose sbagliate, come l'atteggiamento. Dopo il pareggio potevamo forse gestire qualche minuto senza andare troppo in avanti. Dopo i due gol abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto la palla con Ale Marchi alla fine, che lì potevamo anche pareggiare addirittura. Mi trovo bene a giocare con una punta di fianco, penso che mi trovo bene. Poi se il mister decide che si gioca 4-3-3 va benissimo. Sì, abbiamo messo 4 gol, quindi qualche sbavatura ce l'abbiamo avuta. Però io lo legherei anche a tanti piccoli episodi che non si sono concretizzati. Cioè, gli applausi finali del pubblico testimoniano che comunque la gente nello stadio si diverte. Questa è una squadra che, a dispetto dell'altro anno, ha una compattezza e un'unione diversa. E la direzione è sicuramente stata una delle peggiori che ho avuto. Però senza alibi, ci mancherebbe, non credo che ci debba essere un dialogo tra direttore di gara.
purtroppo c'è anche la presunzione, c'è molto poco da fare, non c'è confronto. Siamo dei ragazzi che si vogliono tutti bene, che lottano su ogni palla. Qui manca per carità un po' di esperienza, ma abbiamo grossi margini di miglioramento, non si può rimanere giù una vita, ci vuole poco per abituarsi a questo campionato. Io credo che questa squadra può fare solo bene, il giorno che cominceranno a girarli anche gli episodi, sicuramente potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.